Buongiorno a tutti. Allora, oggi ritorniamo con uno sfondo un pochino più neutro, ma per il semplice fatto che spero che, avendo una base bianca, si riesca finalmente a vedere un po' meglio tutti i colori che utilizzo e appunto cosa che non succede praticamente mai nei miei video. Quindi oggi proviamo così e mi trucco con voi perché devo andare a lavorare tra un paio d'ore, ma ho talmente tante cose nuove da provare, da farvi vedere, che veramente non ce la farò mai a mostrarvi tutto in quest'unico video, quindi mi sa che prossimamente vedremo diversi Get Ready With Me, perché ho veramente le novità di Nabla, ho fatto un po' di acquisti io, l'ho comprato finalmente la Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills, poi ho comprato anche due nuove palette super low cost, di cui vi ho già parlato sul blog tra l'altro, e quindi sì, ho tante cose da mostrarvi e oggi cominciamo già con qualcosina, però deve essere comunque un trucco discreto perché appunto devo essere comunque presentabile al lavoro, quindi bando alle ciance e iniziamo subito. Oltretutto dovrete perdonare i miei capelli che ho deciso di tenere au naturel in estate perché a furia di stirarli veramente li sto distruggendo più di quanto non lo siano già e quindi ultimamente ho deciso di lasciarli asciugare così all'aria. E vabbè, adesso ci ho messo il mollettone, pazienza. Comunque, iniziamo subito. Allora, come base, volevo utilizzare il nuovo fondotinta di Dior, il Backstage Face and Body, perché ormai ce l'ho da un po' di tempo, da un paio di settimane perlomeno, e l'ho utilizzato parecchio e lo adoro. Cioè, mi piace veramente tantissimo e quindi volevo farvelo vedere in azione. L'unica cosa è che ho scelto la tonalità più chiara, la 0W, quindi 0 Warm, ed è un cincinin proprio, un pizzico chiaro per me, sebbene sia quasi al mio stato di pallore più elevato praticamente, però magari lo mischiamo con un goccino dello Sheer and Perfect di Shiseido. Quindi il Face and Body si presenta così, aspettate che mi avvicino un po', mentre sapete che lo Sheer and Perfect è leggermente più scuro, quindi aggiungendo proprio una goccia riesco ad ottenere un colore leggermente più adatto, sebbene io continui ad essere estremamente pallida. Allora, le impressioni su questo fondotinta sono eccezionali, nel senso che ve ne ho già forse accennato in qualche altra occasione. Comunque, come lo applico io, che come potete vedere è con le mani, ottengo un risultato davvero leggero, di coprenza naturalissima, ma ho letto e visto da altre ragazze che tranquillamente il prodotto può raggiungere una coprenza media, forse anche elevata, chi lo sa, stratificandolo, e quindi se lo applicate o con una spugnetta o con un pennello riuscite a darci un pochino di coprenza in più, e questo è il bello appunto di un prodotto di questo tipo, nel senso che è estremamente personalizzabile in base alle vostre esigenze, ai vostri gusti, alle vostre necessità appunto. E niente, a me in estate piace appunto portare dei fondotinta molto leggeri e questo sta dandomi grandi soddisfazioni per l'appunto. E che altro dire, ha una buonissima tenuta, infatti lo sfrutto tanto anche per andare a lavoro perché appunto sebbene sia così leggero riesco ad arrivare fino a sera con il make-up intatto. E poi è invisibile sulla pelle. Quando dico invisibile vuol dire che se anche prendo uno specchio ingranditore e mi avvicino al massimo, non riesco a vedere il prodotto addosso. Il che è secondo me un pregio allucinante perché appunto se anche vi si consuma nell'arco della giornata, non vedete il prodotto che se ne va, non vedete gli stacchi, non vedete appunto lo spessore. Secondo me è una cosa strepitosa e apprezzabilissima. Il finish poi è direi satinato, quindi semi-opaco, non è un fondotinta luminoso, anche se me lo aspettavo tale, perché appunto un face and body, un fondotinta studiato appunto per essere stratificabile, dare un effetto molto naturale sulla pelle, io me lo aspettavo davvero molto luminoso, tra l'altro questa è la spugnetta di Nabla, e invece è un pochino più satinato, ma cosa che non mi disturba più di tanto perché in estate appunto che sudiate o che comunque vi si consumi il prodotto, forse questo aiuta a mantenerlo un pochino più resistente durante il corso della giornata. Vado poi ad applicare il mio Accor Parfait di L'Oreal come correttore, non è una novità, è un correttore che trovo molto carino perché ha una coprenza media, ha un effetto illuminante e è un pochino più glowy, quindi non è un correttore opaco o super coprente,
come lo è appunto il correttore nuovo di Nabla, di cui ne abbiamo già parlato in lungo e in largo. Quello lì, tra l'altro, mi sono sempre dimenticata di dirvi che io lo sfrutto tantissimo e mi piace molto per cut the crease, quindi sapete quando fate un trucco occhi dove vi serve una base da applicare post applicazione, proprio degli ombretti per andare ad intensificare praticamente uno shimmer o un colore particolare, quindi lo andate ad applicare magari solo al centro della palpebra o nella parte più interna dell'occhio. Ecco, io quello di Nabla lo sfrutto tantissimo così, mi piace molto perché è più secchino, più asciutto e di conseguenza si asciuga bene, si fissa e offre veramente una buona base per gli ombretti. Quindi questa è la base viso pronta praticamente. Come potete vedere non ha coperto tutto il fondotinta perché ho ancora dei brufoletti, delle macchiette visibili, però a me piace appunto così. Adesso vado semplicemente a fissare il periculare e lo faccio con la cipria di Nabla, la Close Up, che mi piace veramente tanto perché la trovo sufficientemente leggera per non andare a enfatizzare alcune rughette, ma al contempo tiene anche ben opaca la pelle durante il giorno. Quindi attualmente la fisso, cioè la uso solo nel centro del viso. Perché adesso andremo ad utilizzare qualche prodotto in crema. Sono troppo contenta perché mi è appena arrivata letteralmente la nuova collezione di Nabla, per appunto. Ma ho anche ordinato un altro paio di cosette miste. Quindi adesso innanzitutto da cosa partiamo? Allora, prima cosa, abbiamo i Glowy Skin Extra Glam Highlighter Stick, che sono appunto un nuovissimo prodotto di Nabla. Aspettate che mi allontano un po'. Quindi sono dei prodotti in crema che adesso vi mostro, si presentano così praticamente. Sono proprio degli sticky in crema che si svitano e hanno dei colori bellissimi, un po' strani devo dire, perché oltre agli sticky illuminanti, appunto, che sono quelli che anch'io posso sfruttare più facilmente, poi abbiamo anche tonalità di questo tipo che sono molto curiosa di vedere come riuscirò ad impiegarlo io. Forse magari con l'autoabbronzante appunto come blush o come terra un pochino più luminosa. Comunque, vediamo se riesco a tirar fuori. Ecco, questo forse mi poteva piacere, questo come si chiama? Nude Job, come bronzer. Adesso lo proviamo. Sì, ho un po' paura sinceramente perché non so come andrà a finire questa cosa. No, qua tutti i pennelli che escono. Allora, io il mio fidato orribile specchio, vediamo, provo ad applicarlo così, è abbastanza luminoso, quindi non ha una texture opaca, non so come andrà a finire sta cosa, però allora, la sfumabilità non è male, devo dire, col pennello, questo è uno dei, credo si chiamassero Azalea Brushes di Neve Cosmetics. Il colore forse è un pochino troppo scuro per me, perché ha una base più rossiccia, come potrete notare. Sì, non capisco se faccia più da bronzer o più da blush. Però si sfuma veramente bene, quindi vedete la differenza. Ok, ormai fatta la prima parte, facciamo anche la seconda. Oh mio Dio, oggi il lavoro sarà divertente. Comunque sì, questi sono interessanti perché appunto io attualmente, non so se l'abbiate intuito, ma ho una certa fissa per i prodotti in crema. Sebbene abbia la pelle mista, trovo che in estate non vi sia nulla di più bello di una base appunto che comunque può essere costruita, e non dico che debba essere invisibile, però una base che sia comunque luminosa, naturale. E la si ottiene principalmente sfruttando appunto colori in crema. Adesso ne applichiamo un po' così al centro. Sono sicura che questi prodotti si sfruttino bene anche con le mani, con le dita, però volevo vedere appunto col pennello perché siccome ho diversi prodotti in crema da provare, non volevo macchiarmi completamente le mani. Comunque, secondo me questo colore su una pelle media sarebbe perfetto appunto come bronzer. Su una pelle chiara come la mia fa un po' da bronzer e un po' anche da blush perché ha questa punta un po' rossiccia, vorrei dire.
è molto carino, eh? E non è opaco, quindi dà anche un effetto un po' luminoso. Che ve ne pare di questa nuova collezione di Nabla? Se l'avete, adesso non mi ricordo quando sia la data di lancio, forse il 15 o il 12 di luglio. Comunque io appena ho visto le immagini promozionali sono rimasta particolarmente colpita perché sono cose un po' nuove, un po' diverse e niente, mi ispiravano particolarmente. Ora che le ho in possesso, appunto, le studierò bene e poi ne riparleremo. Magari vi dedicherò un post sul blog, ora che ho riattivato appunto il blog. Quindi per le prime impressioni possiamo tranquillamente parlarne qua e poi lo rivedremo, cioè le rivedremo le novità, più nello specifico in un articolo dedicato. Beh, dai, il risultato l'abbiamo ottenuto, nel senso che sono un pochino più scolpita, un pochino più abbronzata, quindi questo stick promette bene. Poi, invece, come blush volevo mostrarvi appunto in azione, è una new entry anche per me, cioè tutte queste sono praticamente prime impressioni, il blush di Daniel Sandler, il Watercolor Liquid Blush nella colorazione credo Rose Gold. Sono famosissimi questi blush Rose Glow, scusate. Sono fatti così, ma girano già da anni ormai in internet. Hanno già la loro fama che li precede, però io mi sono decisa a provarli soltanto adesso e sono molto 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 curiosa di vedere come si comporterà. Vanno shakerati bene, chiaramente perché hanno questa base incredibilmente acquosa per l'appunto, cioè sono proprio watercolor, sono degli acquerelli praticamente. E vanno applicati, oddio, non so neanche io come, cioè sono liquidissimi, non riesco quasi neanche a girare la mano. Oddio, con cosa lo applico? Proviamo con un buffing brush. Wow! Cioè dà proprio un effetto super naturale e si mischia, cioè si sfuma molto bene. Sì, che lo vedete in camera. Cioè, dà giusto un pizzico di colore, proprio come fosse un acquerello. E non mi dispiace affatto. Cioè, più naturale di così proprio non si può. Forse l'ho portato un po' troppo in dentro, però vabbè, primi tentativi di far funzionare una cosa nuova. Io prendo letteralmente due gocce, ragazzi, non di più, e forse sono anche già troppe. Questo è un rosa caldo, un po' antico forse. Infatti si chiama Rose Glow perché non è opaco. Ce ne sono anche di opachi, quindi non luminosi come blush di questi. Però io ho preferito provare qualcosa di questo tipo, appunto, data la stagione. Vedete com'è? È un po' riflettente e non è per niente brutto. Vedete che fa questo effetto proprio sano? Di pelle normale, di guance rosee normalmente. Cosa ne pensiamo? Secondo me è un prodotto molto bello e specialmente molto bello probabilmente anche per chi si trucca poco e vuole veramente qualcosa. Qua intanto un brufolo super arrabbiato. Dicevo, chi vuole qualcosa di estremamente naturale, di fresco e semplice da applicare, perché appunto questi, come avete visto, cioè si è sfumato con un niente, basta un pennello, una blender e fa tutto da solo. Quindi questo sicuramente lo riutilizzerò molto volentieri. Vedete qua il colore che ha. Quindi è un rosa antico luminoso. Poi invece andiamo a prendere, vediamo. Allora, il discorso è questo: ho un fracco di illuminanti. Ne ho ordinato uno, il piccolo Dandelion di Benefit, il Dandelion Twinkle, che tra l'altro è carinissimo perché viene col suo mini brush, quindi il suo mini pennellino, come proprio quelli grandi di Benefit, e oltretutto è anche abbastanza morbido. Solo che questo qua non ce lo vedo proprio ad essere usato come pennello per illuminante. E ha la stessa scatolina di quello grande con la plastichina. E l'illuminante è questo. Praticamente ha una base leggermente beige rosata. Non l'ho ancora toccato. È uno di quelli tipo c'è ma non si vede. Sono super soft.
carino. L'ho applicato qua. Vedete, è solo leggermente luminoso, riflettente, però non è glitterato. E secondo me deve essere veramente molto molto carino. Però, visto che siamo in tema di prodotti in crema, vado a prendere un altro degli illuminanti di Nabla. Adesso vediamo di sceglierne uno. Ecco, o utilizzo questo, che è il più chiaro, ed è un perla con un riflesso un po' rosato all'interno, oppure andiamo a prendere quello un po' più champagne. Ah, qua c'è anche un blush comunque, eh. Questo per me sarebbe un blush bellissimo perché è un po' pescato e si chiama Maybe Baby. Che carino. E invece questo deve essere quello che cercavo, esatto, che si chiama Beige Mirage. E questo lo applichiamo qua. Wow! Cioè, questo è bellissimo, è un colore champagne bellissimo. Guardate che roba! No, vabbè. È perfetto. Wow! Ne applico anche un po' qua. Questo è proprio mio. Adoro, adoro, adoro. Tra l'altro si sfuma super facilmente. Lo sto, come vedete, applicando direttamente dallo stick. Non tira il fondotinta, non sposta i prodotti al di sotto. È cremoso, cioè si sfuma super facilmente. Quindi non fa neanche macchia. Oh mio Dio. Bello, 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 bello. Beige Mirage. Da avere. Già deciso, è da avere. Fa un effetto simile all'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury. Qua lo dico e qua lo nego, ma l'effetto è estremamente simile perché appunto non è brillantinato e vi dà proprio questo effetto quasi un po' bagnato. Bellissimo, altra cosa che rientra di diritto nella make-up bag da tutti i giorni. Intanto guardo l'ora che dovrei anche andare a lavorare una certa. Allora, è l'una, benissimo. Allora, poi invece, però, il fatto è che abbiamo anche degli illuminanti in polvere di Nabla e qua la cosa si complica. Perché, vabbè, a parte che ce ne sono di un po' troppo scuri per me, che però magari come blush topper o topper per il bronzer possono funzionare molto bene. Però poi abbiamo una tonalità di questo tipo, che è Savage. Abbiamo una tonalità di questo tipo, che è Wave, che sarebbero assolutamente indicate. Forse questa un po' di più, solo che non vorrei esagerare. Però, siccome si tratta di un video di prime impressioni e siccome abbiamo anche un nuovo pennello di Nabla da provare, mi toccherà. Madonna, oggi al lavoro sarò luminosa a dir poco. Oh mio Dio. L'avete visto? Avete visto cosa è appena successo? No, vabbè. Questi due insieme. Ho appena amplificato l'effetto dell'illuminante, però senza renderlo polveroso e senza alterarne quasi la texture praticamente. Cioè, non sembra neanche una polvere. Io spero che si veda dalla videocamera. Adesso proviamo di qua. Sì, si vede! Oh mio Dio! Wow! Ok, se vi piace un effetto illuminante estremo, io ci passo un po' su con la blender, ma per il fatto che, cioè,
oddio, volevo qualcosa di super naturale oggi. Beh, il fatto che volessi anche qualcosa di super glowy è sicuramente azzeccato. Cioè, guardate che roba! E oltretutto, sebbene si tratti di una polvere, cioè, non sembra una polvere. No, vabbè. E poi questo pennello, cioè io ho una fissa per i pennelli da illuminante, nel senso che ne ho acquistati. Sono partita dal pennello a ventaglio ancora anni fa, poi ho comprato questo di Lili Lolo, che come potete vedere è molto più fluffy e molto più grande. Poi ho preso questo pennello di BH Cosmetics, che è già un pochino più paragonabile a quello di Nabla, solo che questo sarebbe un pennello da ombretto. Questo è un pochino più grande ed è perfetto. E poi ho utilizzato anche un pennello occhi di Kiko, che però è un po' troppo spesso. Poi ho anche comprato questo di Real Techniques. Insomma, ho una certa fissa per i pennelli da illuminante. Però, ragazzi, fino ad ora direi che questo è il migliore. No, vabbè, ma che texture hanno? Cioè, Nabla, chapeau proprio. Guardate che roba. Depongo le armi. Bene, e dopo questa ventata di glow, cosa facciamo? Mi vado a fare le sopracciglia e ritorniamo poi con qualcosa per gli occhi, va bene? Ci vediamo tra un istante. Ok, non fate conto alle mie sopracciglia perché sono da sistemare, ma non ho voglia né tempo di farlo e quindi andremo avanti. Allora, comunque ho già applicato il primer, ho usato il mio Smashbox, quello siliconico, e sebbene Nabla abbia creato anche dei Metal Glam, che sono degli ombretti liquidi mousse in crema, insomma fatti così, non ho intenzione di sfruttarli oggi perché ho un'altra cosa che voglio assolutamente usare e che so che apprezzerete nel momento in cui la utilizzerò, e quindi oggi ci truccheremo con rullo di tamburi, la metal, no, la Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills, che ho acquistato su Feel Unique una settimana fa circa, scontata del 15%, e quindi finalmente me la sono portata a casa, e sul mio blog trovate anche un post con le prime impressioni di tutti gli swatch e un primo look realizzato con essa. Quindi oggi mi trucco con questa perché ho voglia e oltretutto sono sicura di riuscire a realizzare qualcosa di un po' più discreto per andare a lavoro, e quindi adesso inizio utilizzando questo colore che è Tempera su tutta la palpebra per andare a fissare il primer, e intanto ne parliamo un pochino. Allora, cosa devo dire? È la mia prima palette di Anastasia e ero un pochino, non dico spaventata, ma forse anche un po' sì, perché dicono che sono tutte un po' troppo polverose. Intanto io vado un po' avanti, cioè immaginate che uso questa palette praticamente. Però devo dire che tra tutte forse la Modern Renaissance è quella un pochino più gestibile, ecco. Ero indecisissima se acquistare questa o la Soft Glam, da cui potevo anche lì scontare un 15%, però alla fine ho optato per questa perché da che è uscita che valuto se prenderla o meno, solo che sono tanti soldi e quindi non volevo investirli. Sto anche pensando se mischiare un po' della mia adovata Soul Blooming di Nabla, perché qua ho dei matte che adoro, quindi questo, un po' tutti. Quindi nel mentre sappiate che intingerò, puccerò il pennello un po' di qua, un po' di là, e dopo al limite non so se vi scriverò tutto nell'info box perché verrebbe fuori un casino. Comunque beh, intanto prendo Burnt Orange di Anastasia e l'applico nella piega dell'occhio. Comunque sì, allora in sostanza alla fine ho optato per questa perché era quella secondo me un pochino più particolare, mentre la Soft Glam ho visto che ripropone alcuni dei colori presenti in questa, nella Modern, e quindi ho detto ma sì, va là, così intanto mi prendo anche questi bellissimi toni un pochino più fucsia, più violacei, che mi facevano un sacco gola. E niente, quindi è arrivata, la sto usando già da qualche giorno, trovo che effettivamente la qualità ci sia, è molto bella, ha dei colori molto molto belli, ha una sfumabilità che secondo me è eccezionale,
e anche i colori quando li sfumate tra loro non si perdono, quindi non è che sfumando un colore insieme all'altro diventi un tutt'uno, no, no, si sposano bene tra loro mantenendo comunque un'identità. Sentite che razza di descrizione colta che sto dando a una palette, vabbè. E quello che mi ha sorpresa più di tutto è che ho trovato una certa similitudine a livello di texture tra gli opachi di Anastasia e quelli di Nabla. Che secondo me, intanto prendo Gea di Nabla, che secondo me è molto curiosa come similitudine perché gli opachi sono entrambi, cioè di entrambi i brand, estremamente setosi, estremamente sfumabili e niente, sono strepitosi. Tra l'altro entrambi sono anche un pochino polverosi. Quindi, insomma, in tutto e per tutto, secondo me, a livello qualitativo, si assomigliano abbastanza, il che è, secondo me, una gran cosa appunto per Nabla, perché appunto, insomma, Anastasia è rinomata per la qualità appunto dei suoi ombretti. Non troppo per la subculture, che sappiamo tutti com'è andata a finire. Però lì avevano appunto cambiato completamente la texture dei vari colori, ma per questa, per la soft glam, eccetera, insomma, la texture è veramente, veramente valida. Beh, dai, vado a prendere un po' di Realgar, che è questo arancione, e lo applico un po' qua. E voi come siete, che rapporto avete con Anastasia e le sue palette, perché diciamocelo, alla fine Anastasia Beverly Hills è diventata famosa per i prodotti per le sopracciglia, ma poi sua figlia, secondo me, Norvina, ha preso il sopravvento con queste palette. Solo che non so, penso che ormai abbiano sostituito le vecchie Naked di Urban Decay. Quelle una volta tutti ne avevamo almeno una in casa, tranne me perché non le ho mai comprate, ero troppo giovane e troppo povera allora per potermi comprare le palette di Urban Decay. Però ora come ora io credo che in tanti possiedano appunto queste di Anastasia e ce n'è effettivamente un po' per tutti i gusti. Oltretutto adesso Norvina sta per lanciare appunto una palette che porta il suo nome, che è molto carina, devo dire, per chi ama in primis i colori un pochino più violetti, più freddi, perché credo che combini dei bei colori opachi con delle tonalità un pochino più fredde, che poi sono le sue preferite da quello che mi pare di capire, i viola e i lilla. Quindi fatemi sapere se pensate di acquistarla quando arriverà. Io non credo, ma proprio perché non uso mai lilla. E quindi sarebbe probabilmente un acquisto inutile. Vado a prendere anche un po' di marrone che è Cypress Amber. Wow, cioè, guardate la pigmentazione. Sulla parte mobile invece vado ad applicare appunto, dai, mi sono ricreduta, uso uno degli ombretti di Nabla e nello specifico penso che andrò a sfruttare o il colore un pochino più ramato oppure quello più doratino, ma forse uso Ethereal che è quello più dorato proprio perché ho un ombretto qua della palette che voglio utilizzare e quindi lo applico così, come fare una cut crease praticamente. Prendo un pennellino che è il mio fidatissimo pennellino da cut crease e lo sfumo prima che si asciughi. Allora, questo ombretto come prima impressione, vediamo, perché mentre lo sfumavo si toglievano dei pezzi, quindi non vorrei. Ha una texture un pochino più in mousse e non liquida per dire quanto quelli di Diego Dalla Palma. È un po' brillantinato. Sì, dai, è carino, però per ora non sono sconvolta, mettiamola così. Allora, lo prendo direttamente sul pennello, che così faccio prima e faccio meglio. Beh, così ottengo anche un'intensità ben diversa. Guardate qua. Che luminoso che è. Wasabi, cioè. Oh mio Dio.
Oh my god, io credo che ormai il trend sia quello di imitare i... Cioè, guardate la differenza, cioè, sinceramente. Questo applicato, come avete visto prima, dal pennellino appunto del prodotto e poi sfumato con l'ombretto. Questo direttamente con il pennello. Oh, no, vabbè. E allora prendo direttamente il prodotto con il pennellino e femo la stessa cosa di qua. Comunque stavo dicendo che il trend ormai credo sia quello di cercare di imitare gli ombretti liquidi di Stila perché hanno lanciato decisamente un trend e ormai se ne vedono veramente di tutti i brand che cercano di replicarli. Poi questi si asciugano, cioè proprio non lasciano una base appiccicosa, di conseguenza non ci applico neanche sopra l'ombretto che intendevo, piuttosto uso Primavera nell'angolo interno, che è il dorato della palette di Anastasia, che prima volevo tamponarla appunto sulla palpebra mobile, ma siccome è talmente bello da solo l'ombretto in crema di Nabla, penso che farò semplicemente così. Sì, dai. Bello, veramente veramente bello. E adesso rifinisco un pochino qua la piega con Burnt Orange, che così uniamo il tutto. Ok, adesso vado a fare la rima inferiore con un pennellino piccolo e riprendo Burnt Orange e lo tiro tutto qua sotto fino ad unire anche la parte superiore e poi sfumo. Ok, prima di finire il look occhi vado a prendere il bronzer di Max Factor. Questo è il cream bronzer, anche se non è in cream, ma è assolutamente un blush in polvere. Lo 05 Light Gold, di cui volevo parlarvi perché, ragazzi, questo è un bronzer eccezionale. Allora, scusate che trovo il pennello. Ne vado ad applicarlo in realtà un pochino perché mi sono dimenticata di... Cioè, mi sono dimenticata. Di solito metto un po' di terra anche sul naso per sembrare un pochino più abbronzata per davvero. E questo bronzer secondo me ha una tonalità bellissima, non è troppo calda, anzi tende un pochino di più al neutro secondo me, se potete vedere, e quindi anche per una carnagione chiara, oltretutto è delicatissimo, cioè si sfuma veramente facilmente. E niente, lo vado ad applicare, sebbene probabilmente adesso andrò a coprire un pochino il blush, però me ne sono proprio dimenticata. Di solito sta cosa la faccio prima, ma il discorso dei prodotti in crema mi ha completamente confuso. Okidoki, dai, no, il blush si vede ancora, tra l'altro, e più che altro mi piace l'effetto di una pelle un pochino più... Aia, mi sono tirata il make-up. Dicevo, di una pelle un pochino più naturale rispetto al look occhi, che come potete vedere non è particolarmente naturale. E oggi in esclusiva per voi proverò anche un nuovo mascara, che è quello di Clarins che ho comprato. È il mascara Supra Volume che ho comprato perché... Scusate, ho comprato perché ne parlava benissimo Susie di Hello October, che le fa delle ciglia pazzesche. Quindi oggi proverò per la prima volta anche questo mascara. Ha lo scovolino fatto così, quindi è abbastanza sottile, come piace a me. Oddio. Oh mio Dio, ma lo vedete quanto le allungate? Oh my God! Cioè, scusatemi, mi si è spenta la frase a metà perché sono rimasta folgorata da questo mascara. No, vabbè, ragazzi. Oggi giornatona, eh. Cioè, tra i prodotti di Nabla e questo mascara sono folgorata. Allunga le ciglia in una maniera pazzesca. Adesso non so se quanto possiate apprezzare il risultato, però vi posso garantire che è veramente valido, eh. Veramente valido. Aspetto un po' e poi ci passo un secondo strato e intanto ne passo anche un pochino sotto. Vediamo se riesco a fare un macello.
Ok, magari un po' troppo grande per le ciglia sotto, adesso farò una faccia un po' stupida per un po', in attesa che si asciughi, però c'è il risultato pazzesco. Intanto, mentre si asciuga il mascara, passo alle labbra. Volevo provare anche le nuove matite, i nuovi rossetti di Nabla, solo che non c'è un colore che mi si addica al momento, perché sono tutti abbastanza scuri, poi c'è un rosso, poi c'è un mattone, quindi non è nulla che attualmente io intendo utilizzare. E come matite, neanche. Quindi facciamo quello che sto facendo in realtà sempre ultimamente, ossia il gloss. E mi dispiace, ve ne ho già parlato, però attualmente il Neve Cosmetics Sunrise with Sea Monsters e il Fenty Gloss Bomb sono in assoluto i miei preferiti. Ve li faccio vedere. Allora, applico prima quello di Neve. Mi avvicino anche un po'. Questo è più sottile, un po' più asciutto anche come gloss e ha questo bellissimo colore leggermente pescato, semi-trasparente comunque. E un bellissimo riflesso dorato all'interno che veramente lo rende bellissimo. Very, very, very pretty. Oltretutto, i gloss di neve hanno una durata eccezionale su di me perché sono talmente cremosi, sembrano quasi dei rossetti come texture, che si fissano davvero bene. Quindi questo è il gloss di neve. Adesso lo blotto, nel senso lo passo un attimo così lo opacizzo un po', e ci mettiamo sopra anche una briciola del Fenty Gloss Bomb, che invece è molto più glossato e anche più morbido come texture, più spessa, non appiccicosa comunque, e al contrario di quello di neve ha un riflesso più argenteo all'interno. Adesso ne ho messo poco poco, però con questo vedete già la differenza che rende il centro delle labbra più glossy, più succoso proprio, ecco. E quindi questi sono i miei gloss in assoluto preferiti. Ultimamente li sto abbinando davvero a tutto perché effettivamente se mi faccio un trucco occhi così non me la sento di applicarci poi anche un rossetto opaco, per dire. Adesso vado a stratificare il mascara di Clarins. Sapete quando vi dico che per il mascara non vale spendere tutti quei soldi? Sapete che forse per la prima volta ne ho trovato uno per cui effettivamente vale spenderli? Cioè io già adoravo il Flutter to Fool di Clinique, però questo ragazzi è una marcia in più. Cioè se resiste tutto il giorno, senza sbavare, senza sbriciolarsi, penso che avremmo o no i capelli. Comunque, dicevo, se questo qua resiste così bene durante tutto il giorno, ragazzi, abbiamo un vincitore assolutamente. Quindi grazie Susi, perché so che mi stai guardando per il magnifico consiglio. Quindi adesso abemus tutto il look indossato, sono molto soddisfatta di tutto, cioè veramente tutto, non c'è una cosa che mi sia dispiaciuta in questo tester, in questo video get ready with me di prime impressioni praticamente, e avrei anche un paio di setting spray nuovi, uno di Essence che è il Glow to Go e l'altro è di Wet n Wild in Natural Finish, però ho paura di rovinare tutto il trucco con questi due, quindi lascerò perdere e ne parliamo in un altro video. E niente, ditemi che cosa ne pensate. E siate gentili per piacere. Spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate visto bene un po' tutti i prodotti. E comunque, ripeto, se vi fa piacere ne filmerò altri di questi Get Ready With Me in cui mostriamo, cioè vediamo insieme anche tutti gli altri prodotti nuovi. E basta, io sono veramente soddisfatta, mi piace un sacco questo look. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Vi chiedo se volete di iscrivervi, che così restate aggiornati su tutti i miei video nuovi. Comunque potete seguirmi anche su Instagram e su Facebook, quindi se anche posto magari dei nuovi articoli nel blog, potete vedere, avere accesso immediato anche a quelli. E basta, vi mando un bacione, un grosso saluto e alla prossima. Ciao!